Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, in questi giorni, inutile negarlo, c'è uno sforzo generale per capire come mai stia accadendo ciò che sta accadendo. Il cristiano lo deve fare, non può limitarsi a constatare, deve cercare di capire, deve cercare di scorgere il perché Dio, che è il Signore della storia, sempre e comunque, stia permettendo tutto questo. Molti si sono cimentati anche in interpretazioni complottistiche, che però lasciano il tempo che trovano. Non che sotto questo cielo, come si suol dire, tutto sia possibile, ma perché al riguardo occorrono non solo prove ma anche logica, e alla fine, lo stiamo vedendo, c'è un mega sistema di poteri forti che sta pagando un salario alto, altissimo, per ciò che sta accadendo. Finanche il Comitato Olimpico si è dovuto arrendere a decidere per il rimando delle Olimpiadi di Tokyo, evento che è un giro di affari elevatissimo. Le agenzie di rating parlano di recessione mondiale, da cui non sarà facile venirne fuori, fermo restando che dopo ogni crisi l'effetto rimbalzo c'è sempre. Tutto questo ci spinge a pensare, al di là di ogni altra ipotesi, che si tratti di una vera e propria lezione che la provvidenza stia dando al nostro mondo, una lezione che sta smontando un mondo che sembrava fortissimo, ma che adesso si palesa nella sua enorme fragilità. Un virus invisibile sta distruggendo un mega sistema. Poi è chiaro, si vedrà a tempesta finita fino a che punto l'uomo avrà saputo far tesoro dell'ammonimento. Detto questo, bisogna capire perché dal punto di vista cattolico è perfettamente logico che Dio possa castigare le società. La teologia della storia ha sempre affermato che mentre gli uomini ricevono dalla giustizia divina il loro premio e il loro castigo nell'eternità, possedendo un'anima immortale, le società invece devono ricevere i loro premi e i loro castighi nel tempo, non essendo queste destinate ad una dimensione ultraterrena. Ma c'è anche un altro motivo che rende ragione a questo assunto, soprattutto per i nostri tempi. I peccati individuali sono sempre esistiti e sempre esisteranno, e ovviamente ogni peccato mortale costituisce il problema più grave, ne basta uno solo per meritarsi l'inferno, ma per questi c'è appunto l'inferno, per i peccati sociali no, i peccati sociali devono essere scontati nella storia. Quali sono i peccati sociali? Sono i peccati di cui si macchia una società, una collettività, uno Stato. Sono quei peccati che si esplicano con leggi contrarie alla legge naturale cristiana. Si pensi all'aborto, alla negazione dell'esclusività del matrimonio tra uomo e donna, alla possibilità di fabbricarsi figli con l'utero in affitto, e la lista, ai noi, sarebbe molto lunga. E allora, cari amici, concludo con queste parole che Pio XII scrisse nell'enciclica Datis Nuperrime del 5 novembre del 1956. Pio XII dice così: «Il Signore, come giusto giudice, se punisce spesso i peccati dei privati soltanto dopo la morte, tuttavia colpisce talora i governanti e le nazioni stesse anche in questa vita, per le loro ingiustizie, come la storia ci insegna». Appunto, come la storia, anzi possiamo dire il presente, ci insegna. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.